Francesca Del Taglia è tra i personaggi più storici e noti al pubblico di Uomini e Donne. Si è fatta conoscere quando entrò in studio come corteggiatrice di Eugenio Colombo. Era il 2012 quando tra i due scattò il più classico dei colpi di fulmine che li spinse ad abbandonare il programma prima della fine del trono e vivere la loro storia d'amore fuori dai riflettori. Si sono sposati 2 anni dopo e nel 2018 è nato il figlio Zeno, ma ad oggi non stanno più insieme. Né Eugenio né Francesca hanno mai parlato della separazione, mantenendo sempre la privacy anche per tutelare il bambino. Ad aprile scorso, però, lei ha iniziato una nuova relazione, ma è già finita anche quella. Attualmente, dunque, la Del Taglia è single. Francesca Del Taglia oggi, irriconoscibile. Su Instagram continua a mantenere i rapporti con i fan, è molto attiva ma di recente è stata sommersa dalle critiche. Per il look, i ritocchini e anche un dimagrimento giudicato eccessivo. Francesca Del Taglia è stata letteralmente presa di mira dai follower sotto i suoi ultimi post. C'è chi la accusa di aver perso troppo peso e chi di essere passata troppe volte dal chirurgo, quindi di aver perso quella naturalezza di un tempo. Sono passati tanti anni da quando approdava a Uomini e Donne come corteggiatrice, e quindi inevitabilmente è cambiata, ma per molti è evidente lo zampino del chirurgo estetico. I commenti alle foto più recenti che leggete qui sopra e sotto i suoi ultimi post sono eloquenti. Ma come anticipato c'è anche chi non gradisce il suo nuovo look, le treccine colorate, eccessiva, non si possono guardare. E anche i tatuaggi, molti le scrivono che stava meglio senza.